sera. Ho incontrato, incontro Nicola Magliullo, il filosofo Nicola Magliullo, il mio fraterno amico, e siamo qui alla fiera Più Libri Più Liberi a Roma, nei pressi dello stand di Moretti e Vitali, e ci siamo incontrati proprio per cominciare anche un po' tra noi a parlare di questo libro qua, Esercizi della filosofia per una vitale incertezza, con un poemetto di Pasquale Pannella, e anche per annunciare che il 17 dicembre, venerdì 17 alle 18 a Roma, in via del Corso, la galleria La Nuova Pesa di Simona Marchini, ci sarà una presentazione, seminario, durerà due ore con tanti interventi, e condotta questa presentazione, seminario, da Nicola Magliullo e da Orlando Franceschelli, con me e con gli altri che interverranno con le loro relazioni, i loro interventi. Pensavamo anche già un po' di annunciare, anticipare alcuni dei temi che discuteremo, forse è più giusto che lo faccio. Sì. Dunque il libro di Lucio, che discuteremo poi anche appunto il 17, è un libro ricco di molteplici spunti, è un itinerario filosofico nel senso vero della parola, quindi aperto a numerosi passaggi, a differenti prospettive. È un testo che ha come sottotitolo Per una vitale incertezza, e questa è un po' la cifra dell'intero lavoro di Lucio Saviani, perché è un libro radicato, scritto durante la prima pandemia, e quindi riflette inevitabilmente, come è giusto che sia, i problemi, la condizione esistenziale difficile di quel periodo, ma per trarre da lì lo spunto e lo stimolo per ripensare la stessa pratica filosofica, perché se la filosofia è una pratica, è uno stile, un esercizio, ebbene non è mai al riparo la grande filosofia da quelle che sono appunto le crisi e i nodi che attraversiamo nel nostro presente. E questo il libro di Lucio Saviani lo fa egregiamente, ripensando la nostra condizione di incertezza, mettendo anche in discussione una idea sbagliata di libertà che poi è circolata e circola molto nel nostro tempo, una libertà come un possesso individualistico, come un'affermazione inospitale di sé, e invece indica, fa riferimento a grandi momenti e stagioni della cultura e del pensiero europeo, Gadamer ed altri, per mostrare appunto quella che era l'idea di Europa, di un'Europa mediterranea, come alternativa ad un'Europa egoista, un'Europa capace invece di essere arcipelago, relazione tra differenti, ricchezza della presenza di differenti punti di vista. E quindi tutto questo è ancora da ripensare oggi, insieme anche a momenti centrali del pensiero, quali possono essere l'opposizione tra l'affettività e la logica, tra il pathos e il logos. Tutta la filosofia contemporanea, almeno da Nietzsche, è aperta, diciamo, sull'altro lato dell'esperienza umana, sul lato dell'esperienza umana non immediatamente riconducibile al concetto e al discorso, e Lucio attraversa queste fasce del nostro pensare e mette in luce il silenzio necessario che fa da rima alla parola, oppure l'affettività che in qualche modo eccede la mera logicità del discorso, tutti i lati della nostra esistenza che sono assolutamente da ripensare, perché la filosofia non sia un esercizio sterile ed autoreferenziale. Grazie. Ci vediamo il 17.